Benvenuta a Linda Ciano. Ciao. Ciao Davide, sono molto contenta di essere qui oggi pomeriggio. Quest'oggi la intervistiamo. Intervistiamo intanto una nostra collaboratrice che partecipa a Elapsus già da un po' di tempo, ma la intervistiamo sotto una veste diversa. La intervistiamo come scrittrice. Noi solitamente la conosciamo come una collaboratrice che ha scritto diversi testi e beh, questa volta parliamo con lei di un libro che lei ha scritto lei stessa e l'argomento è quello della Monaca di Monza, perché Linda ha scritto un libro proprio sulla Monaca di Monza. La prima domanda che volevo porti era quella di darci un'idea del personaggio. Chiaramente noi la conosciamo, la Monaca di Monza, sotto la memoria scolastica, quindi la domanda è: ci puoi intanto introdurre l'argomento della Monaca di Monza per rinfrescare la memoria? Sì, assolutamente sì. Allora, io oltre a scrivere per diletto sono anche insegnante di lettere in una scuola superiore. Ho insegnato tantissimi anni sul biennio, quindi di conseguenza in realtà la Monaca di Monza fa un po' parte professionale, nel senso che ogni anno mi sono ritrovata a dovermi confrontare con i personaggi manzoniani per offrirmi in qualche modo farli conoscere ai miei studenti nel modo più accattivante possibile. Devo dire la verità, la prima volta che mi sono imbattuta nella Monaca di Monza ero io stessa una studentessa. Ero giovane, fortemente ancorata ad una tradizione religiosa, cattolica, per cui quando l'ho conosciuta, il personaggio non mi ha destato particolare simpatia. L'ho vista subito come una peccatrice, come una persona trasgressiva, come un personaggio negativo nell'ambito del romanzo. Poi in genere quando si è giovani si ragiona per massimi sistemi, quindi o è bianco o è nero, Certo. le sfumature, il grigio, diciamo così, arriva con l'età più adulta. In realtà poi mi è successa una cosa particolare, nel senso che i miei studenti, gli studenti di una classe a me particolarmente cara, mi chiesero diversi anni fa un approfondimento sulla Monaca di Monza. Cominciarono a pormi delle domande alle quali io stessa non seppi rispondere e quindi mi ripromisi di approfondire questo personaggio. Da qui è cominciata una ricerca che poi, come tutte le ricerche, perché in genere ci si appassiona alle cose quanto più le si conosce, quindi questa forma di curiosità mi ha portato poi a cercare di ricostruirne la storia reale. Chiaramente, consapevole del fatto che la storia che Alessandro Manzoni ci ha trasmesso è una storia romanzata, lo sappiamo tutti, non è la storia autentica della Monaca di Monza. I Promessi Sposi non sono un saggio storico, sono un romanzo storico, per cui lui aveva assolutamente la licenza di poter fare questa cosa. Tra l'altro, non essendo la Monaca di Monza il personaggio centrale, focus del romanzo, lui ne ha affrontato soltanto una parte della vita, che tra l'altro è la parte della sua infanzia, parte che storicamente è anche quella meno conosciuta in realtà. E poi ce l'ha presentata nell'incontro con Agnese e con Lucia, con quelle sfumature di arroganza, con quelle sfumature anche un po' di superbia, di volubilità, che in realtà anche storicamente caratterizzarono questo personaggio. Mi ha appassionata perché la Monaca di Monza in realtà è diventata, come dire, una sorta di rappresentazione simbolica di un contesto storico che era particolarmente determinato a scongiurare l'eresia, poi magari ne parleremo insieme. E la Monaca di Monza, che è stata resa nota dal Manzoni, appunto, non è l'unica storia di monacazione forzata, ce ne sono tante, ne parleremo tra un po'. E il fatto di scoprire un personaggio che in realtà non ha avuto la facoltà di scegliere, perché sicuramente se lei avesse potuto scegliere avrebbe, come dire, optato per la vocazione matrimoniale, ecco, mi ha fatto riflettere proprio su questa costrizione che ai nostri giorni sembra un po' anacronistica, nel senso che i nostri giovani hanno assolutamente libertà di scelta. Ma all'epoca appunto questo non era possibile. Quindi ho cominciato a nutrire nei suoi confronti non proprio una simpatia,
simpatia, ma comunque un atteggiamento di comprensione, di maggiore comprensione rispetto invece a quel giudizio così fortemente critico che avevo formulato quando io stessa ero studentessa. Bene, qual è il contesto storico in cui si inquadra? Sì, allora la monaca di Monza, Suor Virginia Maria, perché così si chiamava lei, Marianna Deleiva, in realtà era la figlia del principe di Monza, del signore di Monza, che era un signore spagnolo, e sua mamma si chiamava Virginia Marino e apparteneva alla nobile famiglia dei Marino di Milano, quindi nasce con dei natali molto molto importanti. È una ragazza che è sottoposta in quel periodo storico a delle leggi che vogliono che il patrimonio familiare non venga frammentato e vada al primogenito maschio, e in realtà questa legge, che si chiama legge del maggiorascato, è quella che ci presenta Manzoni, ma nei fatti reali la monaca di Monza fu costretta alla monacazione perché suo papà dilapidò la dote che sua madre, morta un anno dopo la nascita di Marianna, aveva lasciato a lei per il matrimonio. Ecco, questa dote fu utilizzata dal padre, per cui lei fu costretta alla monacazione forzata. Costretta alla monacazione forzata, entra in convento, nel convento di Monza, per cui era appunto signore di Monza, quindi sicuramente nel convento di Monza poteva godere di Santa Margherita, godere di una serie di privilegi dovuti proprio come dire, alla posizione aristocratica del padre. Era veramente giovanissima e si trova a dover vivere una vita di clausura che era scandita da regole ben precise in un contesto storico che potremmo definire un contesto quasi bipolare, perché da un lato ufficialmente troviamo una chiesa, lei nasce nel novembre-dicembre 1575, muore nel 1650. Da un lato abbiamo una chiesa che è fortemente desiderosa, quasi bramosa, di sottolineare l'autorità della sua istituzione. Perché? Perché c'è stato Martin Lutero. Poco prima c'è stato Martin Lutero, le famose 95 tesi affisse al cattedrale di Wittenberg nel 1517. Martin Lutero è stato veramente un uragano, una tempesta per la Chiesa cattolica, perché ha sicuramente sollevato moltissimi dubbi sui dogmi e sulla dottrina cristiana. Quindi immediatamente la Chiesa cattolica risponde con il Concilio di Trento. Concilio di Trento che decide di delineare nuovamente quelle che sono le caratteristiche, le peculiarità del sistema cattolico, ribadendone, anzi rafforzandone, come dire, la struttura gerarchica, ribadendo e rafforzando i sacramenti, creando i seminari dove si poteva studiare per diventare preti, creando il cosiddetto catechismo, quello che abbiamo frequentato noi da bambini, e creando uno strumento di caccia all'eresia, veramente non creando, rafforzando uno strumento di caccia all'eresia che in realtà già esisteva, il Tribunale del Santo Ufficio, la Santa Inquisizione, che era stata creata nel 1215 per lottare contro i movimenti eretici e che però assume una forza considerevole proprio in questo frangente, proprio perché si vuole punire l'eresia a tutti i costi. E lo strumento, tra virgolette, più comodo e più veloce per punire l'eresia è la tortura. Per cui in questo contesto così fortemente caratterizzato proprio dalla voglia di sottolineare l'importanza della Chiesa attraverso gli esempi, quindi attraverso questi esempi, attraverso la tortura, attraverso i processi, quello a cui sarà sottoposta la monaca sarà insolitamente lungo, la Chiesa lancia un monito continuo ai tuoi fedeli: non comportarti in questo modo, perché se ti comporti in questo modo ti succederà questo. Anche la monaca sarà sottoposta alla tortura dei Sibilli, come specifico nel mio libro. E, una tortura che consisteva praticamente nell'inserire tra le dita delle mani dei legnetti legati tra di loro da un filo di spago, che veniva tirato man mano che appunto si rispondeva alle domande che venivano fatte in sede di processo, e laceravano la carne in modo tale, insomma, che per far cessare questa tortura l'imputato si pensasse che a quel punto dicesse per forza la verità. Ecco, anche lei fu sottoposta a questa tortura, come si legge negli atti del processo che compongono la seconda parte del mio libro.
Perché questa è una parte che chiaramente il Manzoni non parla. No, questa è una parte che Manzoni non affronta, no, assolutamente. Quindi ovviamente attraverso il tuo libro si può approfondire a tutto tondo il personaggio e Sì. tutte le vicende storiche, chiaramente. Sì, perché poi dall'altro lato, ecco quello che volevo dire, che stavo dimenticando, se da un lato c'era questa ufficialità della Chiesa, quindi una Chiesa particolarmente severa, una Chiesa particolarmente impegnata in questa lotta contro il luteranesimo, dall'altro abbiamo tutto un contesto locale caratterizzato da una Brianza contadina, no? In cui c'erano ancora dei retaggi legati alla stregoneria, alla superstizione, a dei personaggi molto particolari. In un capitolo del mio libro affronto anche questo contesto locale proprio per dare al lettore un'idea che sia tout court rispetto a quello che era appunto il contesto storico, sia il macro contesto storico, quello appunto legato al luteranesimo, al Concilio di Trento, che il micro contesto storico, che invece è quello legato proprio alla ruralità di questa Brianza, che sembra ancora un po' medievale, insomma, delle tinte ancora un po' medievali legate proprio alla superstizione, a dei rituali particolari che sono i rituali legati poi al corteggiamento, al matrimonio, alla morte, come un po' la storia di tutta l'Europa preindustriale, insomma. D'altronde siamo in un'epoca spartiacque in realtà, è un po' l'affacciarsi della Sì, prima modernità, quindi l'abbandono di una visione medievale e l'arrivo di qualcosa esatto. di nuovo e in parte anche questi metodi della Chiesa ha contribuito a scacciare, chiaramente. Esattamente, sì, esatto. Certamente. E adesso la domanda che ti volevo fare era come hai ottenuto tutto il materiale, cioè che tipo di ricerca hai affrontato, come ti sei mossa per avere tutto quanto? Sì, allora io fortunatamente vivo a Monza, quindi diciamo che il luogo in cui vivo mi è stato, come dire, molto di aiuto nel ricostruire le vicende della monaca. Devo dire che qui ci sono vari cultori di storia locale che si sono interessati alle vicende della monaca, che mi hanno aiutato molto, soprattutto indirizzandomi verso le fonti più attendibili. La maggior parte delle fonti legate agli atti del processo, ma anche a tutte le biografie che sono state scritte subito dopo la morte della monaca di Monza, la più importante credo che sia quella di Federico Borromeo, che diventa poi proprio il suo padre spirituale quando lei sarà condannata e avrà questo lungo periodo di penitenza in cui avrà modo di pentirsi ed uscirà da questo periodo di prigionia completamente cambiata, come si evince dalla lettura del mio libro. Oltre appunto a queste biografie, ho letto anche tutti gli atti del processo, che fortunatamente sono disponibili. Li ho letti nella casa del Manzoni a Milano, che è diventato ovviamente un centro studi, e per me è stata proprio un'esperienza sublime, perché era come stare lì a pensare un po' al Manzonichino sui suoi libri, Certo. perché ricordiamo che Manzoni, prima di essere un letterato, era uno storico, e quindi chino sui suoi libri di storia a leggere un po', a ricostruire un po' le vicende di questa suora. Quello che ho fatto di diverso rispetto a come sono strutturati gli atti del processo, e questo appunto lo si vede nella seconda sezione del mio libro, come dicevo prima, è stato quello di ordinarli in base non alla cronologia, ma in base ai personaggi. Quindi ho raccolto tutte le testimonianze dei singoli personaggi e le ho in qualche modo catalogate in questo modo, perché ho voluto sottolineare con questo lavoro, perché questa cosa mi aveva particolarmente impressionato, quanto le singole deposizioni fatte da persone diverse, moltissime furono le persone coinvolte nella storia della monaca di Monza, che non è una storia di passione, non è una storia di trasgressione sessuale. Infatti il mio libro vuole anche proprio rappresentare la monaca, diciamo un po' liberarla da questo retaggio che la vuole come una donna che ha avuto questa passione carnale per Giampaolo Osio, ma è una storia che in realtà si tinge ad un certo punto anche di sfumature gialle.
sfumature nere perché ci sono una serie di omicidi che si verificano all'interno del monastero e quindi è una storia molto più complessa rispetto a quella che ci giunge dall'immaginario collettivo e purtroppo devo dire anche dalla fabbrica cinematografica che spesso e volentieri ha utilizzato la Monaca di Monza proprio per rappresentare la sua passionalità e non altro. E la cosa sorprendente è che le deposizioni dei singoli personaggi sono tutte straordinariamente simili, sono molto molto simili, tranne quella di un prete che cercò di salvarsi un po' la pelle fino a lui, quindi negò il suo coinvolgimento rispetto ai fatti del monastero di Santa Margherita. Il fatto che siano simili le deposizioni, cosa fa ipotizzare? Allora, quello che emotivamente ha scatenato diciamo, la riflessione che è nata da questa constatazione, in realtà a me è sembrato quasi che tutti i partecipanti di questo caso, potremmo quasi chiamarlo un affare, di questo affare sia stato proprio il desiderio un po' di scrollarsi la coscienza, nel senso che era una storia che durava da più di 10 anni, ha avuto tanti complici perché altrimenti due non avrebbero potuto avere una relazione sessuale così lunga e addirittura due parti della Monaca di Monza e poi tutti gli omicidi che ci furono per chiudere la bocca a chi in realtà iniziava a parlare. Quindi c'era veramente una folta schiera di complici che ad un certo punto, almeno quello mi ha in qualche modo mi ha indotto a pensare, avevo proprio il desiderio di sgravarsi un pochino di questo che era diventato veramente un peso. Quindi loro riportano in maniera pedissequa tutti i fatti che erano avvenuti all'interno del monastero, certo sicuramente anche spaventati nel caso in cui avessero mentito rispetto a quel che sarebbe stata la punizione loro inflitta, sempre parlando nuovamente del contesto storico di riferimento. Certamente. A questo punto volevo chiederti la lettura di un passo del tuo libro, in modo da avere un'idea, anche della scrittura. Sì, allora leggo un pezzettino, poi magari lo commento un attimo. È un pezzettino che si trova proprio sul finire del mio libro, della prima sezione del libro. Talvolta mi chiedo come sarebbe stata la mia esistenza nel mondo oltre la grata, senza quel velo velato, causa delle mie sciagure. Mi domando anche cosa sarebbe successo se non avessi mai incontrato Giampaolo. Era stato solo un impulsivo gesto di ribellione? Ero realmente innamorata? Non lo so. E neppure negli anni che seguirono il carcere lo seppi mai. Dopo la prigionia a Santa Valeria provai a ricucire il mio animo a brandelli. La storia mi avrebbe mai restituito la mia dignità di religiosa. Avevo raggiunto la pace, o perlomeno ero riuscita a dissipare l'insopportabile sensazione di essere ugualmente divisa tra impietà e generosità, tra arroganza ed umile ammissione delle mie debolezze, tra luci ed ombre, tra virtù e vizi, tra la signora e la monaca. Ecco, in realtà ho letto questo passo perché innanzitutto volevo parlare un po' dello stile che ho adottato nel libro, che è uno stile molto particolare, e poi magari ecco, lo riguardiamo insieme. Ma questo passo io l'ho scelto perché dopo la condanna, che fu una condanna spaventosa, perché la monaca fu condannata ad essere murata viva, quindi praticamente attorno alla sua persona fu costruita una stanzetta, un buco più che una stanzetta, 2 metri per 3, con soltanto due fori, in cui lei visse per 14 anni. Ne visse tantissimo tempo in questo stato di prigionia. All'interno di questo buco, di questa stanzetta, c'era soltanto un giaciglio di paglia sul quale lei dormiva e insomma ci sono anche dei particolari anche un pochino scabrosi che riguardano la sua quotidianità che racconto nel mio libro. E fu una condanna particolarmente severa. E quando lei esce dalla prigionia,
vive ancora per un po', perché lei nasce nel 1622 e morirà soltanto nel 1650. Quindi vive per un po' ed è una monaca di Monza completamente cambiata. È una monaca che innanzitutto è diventata, è invecchiata tantissimo, ovviamente per lo stato in cui è stata costretta a vivere in quegli anni. Si porta dietro una serie di acciacchi fisici che ne condizioneranno anche la morte, perché morirà per artrite reumatoide. E è invecchiata tantissimo, sembra una vecchietta, nonostante non lo fosse, perché era nata comunque nel 1575, siamo nel 1622, quindi non era vecchia. Ed è una persona che in qualche modo si è pentita talmente tanto dei suoi peccati che non si sente più degna di essere annoverata tra il consorzio umano. Vivrà gli ultimi anni negli angoli, vivrà gli ultimi anni nel convento di Santa Valeria, ma sempre appartata dagli altri, perché non si sentiva in qualche modo dignitosamente accettabile nell'ambito di questo contesto appunto monastico. E rispetto alla monaca di prima, chiaramente noi ci troviamo di fronte ad un personaggio completamente diverso, perché la monaca che conosciamo all'inizio, questo si evince bene anche da Alessandro Manzoni, dalla descrizione che ne fa, è una monaca molto arrogante, molto superba, ben consapevole del suo lignaggio nobile, che lo usa, lo sfrutta. Lei è l'unica a poter avere dei rapporti con l'esterno in quanto amministratrice dei suoi feudi a Monza. Lei era in un convento di clausura, nessuno poteva avere contatti con il mondo esterno, lei sì. Quindi lei gode di una serie di privilegi legati proprio al suo status nobiliare. E quindi noi la vediamo così, la vediamo arrogante, la vediamo anche un po' capricciosa, un po' volubile in questi sentimenti che la caratterizzano. Quando esce dalla prigionia è una persona completamente diversa. E questa cosa la si deduce chiaramente anche dalla biografia di Federico Borromeo, dove lui racconta proprio quella che è la monaca, ma soprattutto dopo l'uscita dal carcere, dalla prigionia. Sì. Come mai hai adottato questo stile che sa più di romanzato che di saggio proprio, vero e proprio? Perché Sì, questa allora scelta? è stato allora, lo stile è stato un po' combattuto, nel senso che nemmeno io sapevo bene come scriverlo, perché questo libro è nato come un opuscoletto da dare ai miei studenti come approfondimento, non era destinato alla pubblicazione. Poi ci ho provato ed è stato pubblicato appunto dalla casa editrice Edizioni Mondo Nuovo. Però ho pensato, per renderlo più accattivante, ma soprattutto per far immedesimare maggiormente il lettore nel personaggio della monaca, di scriverlo in prima persona. Quindi di scriverlo sebbene sia una rappresentazione storica veritiera della monaca di Monza, ho voluto scegliere il genere diaristico autobiografico. Proprio in questo modo lei si è raccontata, perché ho immaginato, forse anche con un po' di presunzione, di poter leggere e trasmettere ai lettori quelli che sono stati gli stati d'animo che hanno attraversato questa vicenda, insomma. Per cui ecco, è stata una scelta più di cuore che, come dire, di letterata e di storica. È stata proprio una scelta di cuore quella di utilizzare la prima persona e quindi di far immedesimare maggiormente il lettore in quelli che sono i sentimenti della monaca di Monza, e che furono sentimenti per forza di cose, per ovvietà, contraddittori, caratterizzati veramente da una estrema vita. Quindi nello stesso tempo anche tu sei rimasta più coinvolta, proprio perché la Sì. prima persona richiede un certo Sì, coinvolgimento emotivo. questa è una buona mia caratteristica. Io mi lascio sempre molto coinvolgere dall'esame. A me piacciono molto le storie, ma le storie dei singoli personaggi, e quindi sia letterari che storici.
e proprio perché li sento vicini, non li sento come scrittura morta, ma come esempi, come modelli, come persone attraverso cui guardare il mondo con occhi diversi, con un'apertura differente, anche rispetto a quelle che sono state le loro esperienze, i loro vissuti. Ecco, è una cosa che fa un po' parte del mio essere lettrice e scrittrice, diciamo così, scribacchina. Io dico sempre scribacchina più che scrittrice. Ci sono altre storie che tu conosci che sono assimilabili a quella, sono molto simili a quella della monaca di Monza? Penso fossero comune. Sì, Davide, guarda, è stato anche questo un mio interesse. Infatti, nel primo capitolo del mio libro, io ho voluto proprio rappresentare storie simili, molto simili a quelle della monaca di Monza, che si sono verificate proprio in quello stesso giro di anni. E sono stata fortunata perché ho trovato vari esempi, di suore che hanno vissuto esattamente la storia della monaca di Monza. Certo, nelle fonti non sono raccontati i dettagli come nel caso della monaca di Monza, perché gli atti processuali della monaca, sono uno strumento, come dire, particolarmente succulento per uno storico che voglia approfondire la sua figura. Però ho trovato tante suore costrette alla monacazione forzata, quindi costrette a questa, a diventare monache per sempre, nonostante magari poi si fossero innamorate di un uomo prima della monacazione, oppure questa cosa succede anche dopo, e quindi di suore che hanno intrattenuto proprio delle relazioni sessuali con ragazzi che magari si recavano al monastero per svariati motivi, oppure come nel caso della monaca che abitavano vicino al monastero. Tra queste c'è una suora che mi ha particolarmente colpita, che è una suora che ha un taglio estremamente moderno, sembra quasi una femminista ante litteram, ma speriamo. Lei si chiama Angela Tarabotti, al secolo Elena Cassandra, la quale ha scritto un libro che si chiama Inferno Monacale, in cui racconta tutta la sua vita all'interno del monastero. Lei è costretta a farsi monaca nonostante non volesse, e mi ha impressionato moltissimo il fatto che cominci il suo libro con "Lasciate ogni speranza a voi che entrate", quindi con la stessa frase, come dire, di monito di Dante, appunto, quando si arriva alla porta dell'inferno. Quindi per lei fu proprio un inferno, perché lei fu, infatti lo scrivo nel mio libro, una scrittrice per vocazione, non una monaca per vocazione. Fu una scrittrice per vocazione e una monaca per costrizione. Lei adorava studiare, adorava leggere, e quindi la vita in monastero, insomma, la privò proprio di tutte le gioie legate a quelle che potevano essere una storia che nella nostra contemporaneità sarebbe stata una storia semplice di una persona che scrive, che si afferma, ma in quel contesto storico invece per lei fu particolarmente penalizzante, fonte di tristezza. Molto interessante la sua storia, sì. A tuo avviso, come può dialogare con la modernità questo tipo di argomento? Cioè, rapportandolo all'oggi, che chiaramente è una realtà completamente diversa e priva di questo tipo di problematica, come può dialogare o cosa può insegnare questo tipo di storia? Allora, io ai miei ragazzi ho sempre detto, cioè ho sempre sottolineato in maniera quasi banale la fortuna che loro hanno nella possibilità di scelta, perché è una cosa che noi spesso diamo per scontato. Invece a loro faccio proprio riflettere su questa nostra grande opportunità, su questa nostra grande possibilità. E anche su come una scelta semplice come può essere quella di sposarsi, perché lei sicuramente avrebbe desiderato sposarsi, può diventare un ostacolo in una società completamente diversa. Così come io ho fatto, ho più spesso, più volte sottolineato come in realtà i diritti che noi abbiamo acquisito, i privilegi che noi abbiamo, sono sempre passati attraverso il sacrificio di persone che si sono battute, che hanno lottato per superare uno status di arretratezza, come nel caso della monaca di Monza. In qualche modo cerco di appassionarli alla storia anche in questo modo, facendo loro capire che tutto ciò che noi abbiamo oggi nella nostra quotidianità non è che ci è venuto dal cielo in maniera così gratuita.
gratuita e perché siamo tutti belli e bravi, ma è una conquista che ha visto lottare tante persone, molte delle quali sono morte. E quindi ecco, l'importante è che loro abbiano degli esempi positivi, anche perché noi viviamo in un periodo storico in cui, diciamo, il sistema valoriale sta cambiando molto. E il nostro contesto è un contesto, io lo definisco spesso un po' sociologicamente, di disvalori. E quindi di conseguenza dare loro dei valori che siano un po' più solidi, sebbene ancorati al passato, ma che possono essere comunque calati nella nostra contemporaneità, è un modo, secondo me, più appassionante e forse più efficace di insegnare loro la storia e la letteratura. Quindi ecco, questo era un po' il mio messaggio. Certamente. E hai in mente qualche altro libro? Oppure questo pensi rimane l'unico? Adesso mi frulla nel cervello, ma non so se riuscirò a farlo, di scrivere un manuale di storia medievale. Io sono un'appassionata di storia medievale, quindi l'idea era quella di scrivere un manuale di storia medievale per ragazzi, e scritto come se fosse appunto un racconto, sempre per le stesse, finalità, le stesse intenzioni che ti ho già illustrato. E poi, vabbè, io ho scritto qualche libro autobiografico, l'ultimo che ho pubblicato si chiama Scuola con la Q, ho pubblicato qualche mese fa, ed è un libro che racconta la mia esperienza di studentessa, un libro molto semplice, destinato ad una lettura proprio indirizzata ai ragazzi, infatti i miei studenti lo hanno letto, in cui ho voluto sottolineare come la scuola abbia attraversato tutta la mia vita, prima da studentessa, adesso da insegnante, ma per me la scuola in qualche modo per me è un luogo sacro, è il luogo della mia sacralità. Quindi ho voluto trasmettere ai ragazzi anche questo principio in un periodo in cui purtroppo sappiamo la scuola è politicamente bersagliata e quindi è sempre una delle prime vittime dei vari colori politici, indipendentemente dalla Certo. posizione, ed è sempre più, in qualche modo, a mio avviso, denigrata e degradata rispetto a quello che dovrebbe essere, insomma. E sicuramente sono, diciamo, questo tipo di approccio come il tuo che in parte mantiene ancora in piedi e viva la scuola, perché Grazie. io conosco tante insegnanti, insomma, so le problematiche di striscio di quello che c'è e capisco che effettivamente il mondo della scuola per andare avanti ha bisogno purtroppo di eroi come ne ha bisogno la nostra nazione, quindi è tutto sempre molto più difficile, assolutamente. Sì, vero, ha bisogno anche di tanta passione, Sì. perché stiamo diventando veramente degli automi legati al, cioè il sapere è sempre più, mi permetto di aggiungere, un sapere funzionale, cioè deve essere finalizzato a qualcosa, sapere, che deve essere legato al lavoro che andrai a fare, che deve sviluppare le competenze, le skills. Sì. Quindi una serie di abilità che sono legate strettamente al mondo del lavoro. Io invece credo fermamente nel sapere non funzionale, nel sapere che ti fa crescere, che in qualche modo ti forma, ti plasma come persona, anche se tu poi quelle conoscenze non andrai mai a riversarle nell'ambito professionale, ma in qualche modo tu ti sarai formato proprio su quel sostrato, che è un sostrato che secondo me stiamo un po' dimenticando. A vantaggio di altre cose che per l'amor di Dio sono sicuramente utili, ma che secondo me penalizzano proprio la formazione della persona in senso lato, non del professionista. Ma non solo, anche a mio avviso, anche la capacità propria di essere più avanti degli altri, perché ci sono, la conoscenza umanistica ha sempre aiutato e ha sempre dato una marcia in più. Ci sono degli esempi, uno per esempio, un esempio pratico è quello di Marchionne, lui aveva anche una laurea in filosofia per fare quello che faceva, quindi era chiaramente una marcia in più. E un altro è l'esempio di molti dei fisici italiani che, avendo la formazione che proviene dal liceo, quindi con molta formazione umanistica, sono sempre una marcia in più quando si confrontano con gli americani. Verissimo, sono pienamente d'accordo, Quindi Davide, sì. questi sono gli ultimi residui che rimangono prima dello smantellamento totale della scuola che diventa funzionale.
Esattamente, Con una modalità anglosassone. esattamente. Sì. Bene, Linda, io ti ringrazio per questa intervista molto interessante. L'argomento è veramente interessante perché ci hai fatto scoprire un personaggio che chiaramente conosciamo solo con una modalità scolastica. E poi, ovviamente, per chi volesse approfondire ancora di più, rimandiamo ovviamente al tuo libro, di cui metteremo ampi riferimenti all'interno del nostro sito. Grazie Grazie. Davide, grazie a te, è stato un vero piacere, davvero.